Ciao a tutti da Piero, oggi andiamo a fare un upgrade che migliorerà sensibilmente le prestazioni del vostro CX. Andiamo a sostituire bussole GPS di fabbrica con un nuovo GPS con bussola integrata che è il BN o il BS880, a seconda di quello che preferite. Prima cosa da fare è aprire il Cherson e scollegare vecchia bussola e vecchio GPS. Prendiamo il cavo che è in dotazione con il nuovo GPS e da questo connettore andremo a togliere il connettore giallo e il cavo grigio, sollevando con l'aiuto di un piccolo cacciavitino i dentini che tengono fermi i due connettori. L'altra estremità sarà quello che noi andremo a collegare sull'APM nel connettore per la bussola. Ecco, questo è il cavo che andremo a inserire nel vecchio cavo GPS, per cui il connettore giallo dovrà essere inserito al fianco del connettore nero e il connettore grigio dovrà essere inserito a fianco al connettore rosso. Fatta questa operazione, assicuratevi che i due cavi appena inseriti siano saldi nella loro sede, altrimenti il rischio è che durante il volo si stacchino con conseguente crash o perdita del vostro CX, per cui fate questa operazione con molta attenzione. Una volta preparato il connettore, scolleghiamo il cavo rosso della vecchia bussola e ci andiamo a inserire il nuovo cavetto giallo e grigio che è quello della nuova bussola. Anche in questo caso fate attenzione all'inserimento del connettore, ha una posizione obbligata, però non forzatelo e verificate che sia la posizione sia quella corretta. Ripristinate tutto quanto, richiudete l'APM senza dimenticarvi di mettere la spugnetta sopra al barometro e andate poi a collegare il nuovo cavo al BS o al BN880. Questo nuovo GPS con bussola può essere facilmente installato sul PUC di fabbrica. Fate attenzione alla posizione, il connettore deve essere a sud del drone, quindi il connettore deve puntare verso la coda del Cherson CX20, come ho fatto io in questo caso. Finita l'installazione hardware, passiamo a quella software. Apriamo Mission Planner, andiamo in Initial Setup, Mandatory Hardware, e selezioniamo Compass. Selezioniamo l'opzione Externally Mounted e mettiamo l'opzione Rotation Roll 180. Installazione finita, fate una bella calibrazione, ci vediamo al prossimo video con il test sul campo di volo. Ciao a tutti da Piero. Modalità calibrazione ESC, come vedete dal LED lampeggiante a sinistra, colleghiamo la batteria del Cherson CX20. Questo inizierà ad emettere dei beep non troppo forti. A questo